Ciao a tutti, ben ritrovati con Non Solo Anima TV. Siamo in compagnia di Tite Togni, che ci parla di Yoga for Runners. Yoga per runners o Yoga for Runners è una disciplina che è nata da poco grazie ai miei studi, alla mia esperienza e a tante persone che come me sentivano le stesse necessità, e cioè di correre in salute prevenendo gli infortuni. E lo yoga è una grandissima disciplina antica, da cui io provengo, perché io vengo dallo yoga e sono arrivata poi alla corsa. È una grande cassetta degli attrezzi per chi corre, per prevenire gli infortuni e correre al meglio. Stiamo parlando quindi di una serie di esercizi come quelli del mondo dell'hatha yoga? Sì. Esercizi o asana, posture, perché lo yoga è innanzitutto un lavoro sul corpo per arrivare alla mente. E allora una cosa che mi ha illuminato è quando appunto nello yoga ho sentito dire al mio maestro Iyengar che lo yoga è meditazione in azione e la corsa anche è meditazione in azione. E lì è stato l'inizio di questo percorso in cui io, come tante altre persone che corrono e che fanno yoga, hanno visto che le posizioni preparano alla corsa e riportano il corpo e la mente dopo la corsa in equilibrio. Secondo te cosa porta lo yoga all'uomo occidentale di oggi? Portano equilibrio, che non è proprio poco. Yoga è una parola sanscrita e significa non solo disciplina come unione, ma anche come appunto unione degli opposti, equilibrio tra mente e corpo, tramite il lavoro sul corpo. E questo è interessante per l'occidentale, perché abbiamo tanto bisogno di ritrovare equilibrio nel corpo, ma non sappiamo da che parte iniziare, e certe volte ci viene in mente di iniziare dalla parte più difficile, che è la meditazione. Invece la meditazione è uno stato in cui si entra quando il corpo è ben aperto e in equilibrio. Quindi il corpo come primo accesso a una dimensione ulteriore, cioè proprio il lato fisico, materiale? Proprio così, perché è il fardello che ci portiamo dietro, che ci pesa, che urla sempre di più fino a quando gli diamo retta. E quindi tanto vale farlo subito, prevenendo tanti dolori.